primo video qui dalla Berlinale, ne farò solo tre, credo, così a occhio, sui film più importanti, e poi farò poi a fine festival un punto di vista generale sul festival. Il primo video però lo dedico a uno dei film più attesi, forse il più atteso di questo festival, ovvero The Lost City of Z di James Gray. Film molto, credo, abbastanza tormentato dal punto di vista delle riprese, della produzione. Film molto atteso proprio perché è stata rinviata varie volte l'uscita, e racconta la storia vera di John Fawcett, che era un militare che poi diventa un avventuriero, viene mandato in Bolivia per esplorare, e lì gli prende l'ossessione della città perduta di Zeta, che dà il titolo al film, ovvero una città tutta ricoperta d'oro, che sarebbe una testimonianza leggendaria del fatto che in Amazzonia ci fossero delle civiltà perdute e, come dire, spazzate via, di cui non ci sono più reperti. Una fantasia che diventa un'ossessione per Gray, e anche per la polizia, immagino, che diventa un'ossessione per Gray, per Fawcett, scusate, non per Gray, e che Gray rende un film. La cosa interessante del film, innanzitutto dal punto di vista produttivo, è un'operazione stranissima, perché è un colossal vecchio stile, un colossal anni, direi anni 60-70, come non se ne possono più fare, proprio per questioni produttive, economiche, finanziarie, che è completamente fuori tempo dal punto di vista produttivo. E come se non bastasse, la follia è quella di fare un colossal che però non ha la spettacolarità al passo coi tempi, ma un colossal intimo, intimista, sullo scontro tra razionalità e irrazionalità, ossessione e ricerca, scoperta scientifica, archeologica, ma anche rivelazione quasi mistica. Un film che sull'irrazionalità si basa, e anche su questo suo modo di rifletterci, di scovarla, tanto che le scene più tese, più penetranti anche dal punto di vista del dialogo, sono quelle che avvengono in Inghilterra e non quelle che avvengono in Bolivia, come se la Bolivia fosse comunque un sogno, comunque un'utopia e comunque una chimera, e che quindi Gray tratta in questo modo. È un film dalle immagini potentissime, non solo per la bellezza ma anche per la forza, per la incisività della fotografia di Dario Scongi, che crea delle patine, che crea una grana molto forte dell'inquadratura, tanto da far pensare appunto continuamente al rapporto tra sogno e realtà. Un film con una ventina di minuti finali bellissimi, davvero degni del grande cinema di Herzog, e Herzog è uno dei grandi nomi che con cui si confronta. Un'altra follia è quello di puntare altissimo dal punto di vista dei confronti. C'è Cimino, soprattutto nella prima parte, c'è Herzog appunto nella parte della giungla, ma c'è anche John Huston, c'è John Milius, c'è David Lean come concezione produttiva. Un film che punta alto e che in molti casi vola alto. Ha il respiro di una saga, anche se è un film appunto sull'intimità di un personaggio e sul suo rapporto con chi lo circonda, e che anche però, nonostante i problemi produttivi, nonostante sia un film che dovrebbe durare 3 ore e passa, 4 ore, invece ne dura poco più di 2, e questo fa sentire anche in qualche modo un certo tipo di disfunzione narrativa, però dal punto di vista della regia, della potenza emotiva, è un film di grande livello e di grande impatto. Vi lascio con un'inquadratura del Berlinale Palast, e noi ci vediamo, penso, domani per parlarvi di The Other Side of Hope di Aoki Kaurismäki.